stiamo andando ad ascoltare un'altra testimonianza, la testimonianza di Stefano, testimonianza dell'alluvione del 66. E niente, lui stava in San Francisco, perché conosce Firenze, lo saprà benissimo, e niente, andiamo giù e ascoltiamo. Vai. Allora, lui è Stefano, il nostro testimone, il nostro, la nostra voce storica, e niente, adesso sta andrà giù nel suo laboratorio. Nulla, ci racconterà un po' di cose e niente. Allora, il laboratorio è in uno scantinato, è in un sottosuolo rispetto alla sede stradale, che chiaramente è una delle cose da non fare quando c'è stata una delle prassi da non seguire quando c'è un'emergenza. Il nostro artista, ecco il nostro artista. Ciao Stefanino. Buonasera, buongiorno a tutti. Ben arrivati, ben trovati. Ben trovati. Allora dai, ci si mette a sedere, si fa una chiacchierata. Allora, eccoci qua. Si diceva, tu stavi in... Sono di San Feliano e stavo in Piazza Cestello, lì in San Feliano. Alla caserma... La caserma Calabria. Dove c'era dove si andava a fare la visita per lì. Lì al Piaggione, proprio accanto ai... Tuo babbo fiaccheraio? No, all'epoca ancora non faceva il fiaccheraio. All'epoca... Il mio babbo lavorava a Macelli e poi dopo si mise a fare il fiaccheraio. Comunque sono di una famiglia di fiaccherai, mio zio, via. Tu l'hai fatto anche te il fiaccheraio? L'ho fatto anche io, sì. Allora, nel 66 quanti anni tu c'avevi? C'avevo 13 anni, sono del 53, avevo 13 anni nel 66. E stavo lì in Piazza Cestello, Piazza Cestello no, via di Piaggione, ma lì è proprio lì, quella stradina che si affianca alla Senna. All'epoca stavo al terzo piano in via di Piaggione, e quando ci fu l'alluvione di mio babbo, Il tuo babbo se ne accorse dai che? Cominciò a salire l'acqua. Lo vedeva dalla spaventa dell'anno. Certo. E si prese paura. E successe che, essendo proprio accanto al fiume, lui si prese una paura incredibile. E allora a mio babbo mi venne l'idea di andare dalla sua mamma, che la stava in via Villani. Che lei è in zona, diciamo, distante. Lei è in zona Piazza Tasso. Diciamo lei in una... rispetto a dove stavo io. Io ero proprio lì sul fiume. E insomma, quando ci fu l'alluvione, come si era fatto ragazzi, io e mio fratello, tutti e due della solidarietà, e la mia sorella e la sorella di Marco, presero uno a uno, ci portò, avendo paura di quello che stava succedendo, cercò di portarci via di lì, che era vicino al fiume, e ci portò in via Villani. Mi voleva portare lontano dal fiume, ai sicuri. Mi ricordo, ci fece fare tutto un giro già. Ma che mandavaste via? Ci portò via. In collo, fece quattro viaggi. In collo? Perché l'acqua cominciava a salire, ma si poteva ancora camminare, ancora non era alta. Poi la si iniziò a salire e poi arrivò a quello che è arrivata. Cioè, un disastro. Però si fece a tempo a essere trasferiti in via Villani dalla mia nonna Medea, sarebbe la mamma di mio padre.
Dai, sicuro. E poi successe che proprio lì vicino al fiume l'acqua la arrivò in mezzo, non un'ora tanto alta, perché l'acqua si riversò dalle parti basse della città e lì, essendo proprio accanto alla spalletta, e venne un metro, insomma, mi ricordo se era stato un metro e mezzo d'acqua, non di più. Poi non si stava il primo piano, e non si aveva paura, c'era paura perché c'era quest'anno, faceva veramente spavento. E poi comunque salendo, tutto lo sanno, là si ferma, anche se c'è stai alto, però tutto lo sanno. Insomma, mio babbo ci portò in via Villani dalla mia nonna Medea. E che successe? Successe che quando l'acqua cominciò a salire parecchio, la cominciò a riversarsi su tutta San Friano, l'arrivò fino a piazza Torquato Tasso. No? Tu eri vicino dove aveva portato? Lui si stava lì in via Villani. Che sarebbe la strada e sale sul più bello usuario, no? Sì. Però che è successo? È successo che proprio l'acqua del fiume non venne, non si riversò dove stavo di casa io, ed ero un sottosuolo, via, dove stava di casa la mia nonna, ed ero un sottosuolo. Ma l'acqua arrivò dalle fogne, che arrivò quasi 1,80 m di acqua nella casa della mia nonna, ma la venne dalle fogne, dicevo, no? Perché l'acqua la si fermò nel viale Ariosto. In pratica l'acqua dell'Arno ha trovato, una volta esondato, gli ha trovato delle vie di fuga e le fognature erano delle vie di fuga. In tanti posti venivano fuori da lì. Dove non arrivò l'acqua dell'Arno, arrivò l'acqua delle fogne, diciamo. Cioè, sempre l'acqua dell'Arno, ma da lì non arrivò. Questo è tutto sempre quella giornata, comunque. Voi possiamo andare lì. Io mi ricordo bene. Fra salire e scendere saranno stati 24 ore, io non me ne ricordo. Sì, più o meno. Ma io mi ricordo che noi, se io rimanevo in via di Piaggione vicino ad Arno, ero più sicuro che andare laggiù dalla mia nonna, perché dalla mia nonna venne quasi 1,50 m, anche 1,70 m di acqua. Cioè, allora se tu rimanevi a casa, alla casa vostra, non c'era così tanto pericolo. Cioè, nel senso, non venne così alta. No, io non ero alluvionato, perché stando al primo piano l'acqua non arrivava. E invece a casa della nonna, che piano tu stavi? Era un sottosuolo, che la venne dalle fogne, da una parte era... Sicché lui non ha pensato a questa cosa di sottosuolo. Perché il sottosuolo è quello più pericoloso, anche se tu sei più lontano dall'Arno. Ma all'epoca mio babbo pensava che il pericolo tipo più lontano ti porta e meglio. Bravo. Non ci pensavo neanche che poi la venisse fuori dalle fogne l'acqua. Tutto fuori pensare e poi l'acqua la venisse dalle fogne. È chiaro. Poi che mi ricordo... E poi lì, la notte, visto che si era allagato l'appartamento, dove si era andato lui? Ma si andò su da quella del piano terreno, quelli che stavano sopra a me, mi ricordo... Forse è andato a mangiare lì, a dormire lì, vanno ospitato, stare un paio di giorni lì. Poi si ritornò lì, perché appunto... Le sta meno disastrata in quelle zone lì. Io a casa mia l'acqua non mi arrivava. Stavo là in primo piano, che metto in mezzo l'acqua, ma l'acqua. Insomma, era meglio se voi stavate in piazza Cestello che andare. Ah sì, questi miei poi sì. La paura era furtante. Ma poi una volta che si è abbassato il livello, lì a casa vostra avete dovuto fare pulizia, avete dovuto levare fango, c'è stata questa operazione. La nonna si buttava via tutto, più di 1,5 m d'acqua, immobilio, qualcosa mi ricordo che gli riuscì a portare un pochino su, ma la maggior parte delle cose è milionata. Tutto la
davvero. Non so, io mi ricordo, a cosa ci riuniamo? Io ero un ragazzino, mio babbo, la mia nonna, insomma, riuscirono magari alle cose, magari ci tenevano un po' di più a portarle al primo piano. Certo, il restante, tutto te lo può portare. Il restante della roba è chiaro. Va bene, dai, comunque la prima cosa da fare è non andare, una delle prime cose è non andare nel sottosuolo, perché sono punti più pericolosi, no? Magari ti viene dall'istinto di, ti sembra più protetto, però poi alla fine l'acqua la trova sul suo livello che quello lì, insomma. Sì. La tende a cercare di fuga. Pensi di essere più al sicuro, ma in quel caso. E comunque un'altra cosa importante è magari sapere anche prima i luoghi, i punti dove sei più sicuro, no? I punti, diciamo, dove andare quando succedono queste cose, no? Per dire, adesso con i terremoti ci sono dei punti, ci sono delle aree di sicurezza create dalla protezione civile, quando c'è, succede anche cosa, anche emergenza, uno piglia, ma questi punti sono stabiliti, già mappati, già cartellonati e tutto, e tu sai dove. E sarebbe bene anche saperlo anche durante l'alluvione, no? I punti, ora uno è chiaro che se ora che si sta all'isolotto, uno figlia va sulla montagnola, punto tu vai il piano di sopra, è chiaro, o tu ti metti negli scatenali. Quello è stata una cosa, forse lo può prevedere un tecnico che sa che queste cose succedano, ma noi Quel senno di poi, poi l'acqua trova una fuga, c'è un buco, trova magari a 2 chilometri, però gli ha trovato tutta la fognatura a disposizione. L'acqua dell'acqua che vuoi, pari di Viale Ariosto, non riusci a scollinare il punto più alto di Viale Ariosto, però l'acqua la vende dalle fogne. Voi stavate di là di Viale Ariosto? Si stava in Via Villano, un sottosuolo. Sì. E l'acqua, insomma. Noi si fu alluvionati per questo discorso, delle foglie, ecco. La trovò una via di fuga dalle grotte. Vabbè, buono. Vai, a posto. Ci sa levare. Che si fa? Io non rischio. Io non rischio. Io non rischio. Io non rischio. Vai. Eccoci qua con un'altra testimonianza, sempre dell'alluvione del 66 a Firenze, con Giovanni, anche lui oggi volontario VAB di Protezione Civile, che ci racconta, ecco, la sua esperienza. Allora, dove abitavi all'epoca? All'epoca io abitavo in Via di Mezzo, quasi sull'angolo di Via Fiesolana. Al terzo piano, per mia fortuna. Ecco, e i giorni precedenti l'alluvione che cosa era successo? Cioè... I giorni precedenti all'alluvione ricordo che pioveva quasi ininterrottamente, giorno, notte, e praticamente eravamo tutti molto preoccupati e parecchie volte si andava a dare un'occhiata all'Arno, che purtroppo saliva sempre di più. Però nessuno si immaginava che potesse succedere una cosa così enorme. Ma perché c'era una fiducia, diciamo così, No, forse era un po' una speranza, o forse anche perché negli anni precedenti mai era successo che l'anno avesse un'ondata di piena così. Ecco, ma quindi nessuno avvisava nessuno, insomma, non c'era un'allerta? No, praticamente no, non c'era un'allerta, non c'era notizia. E quindi siamo arrivati al giorno, diciamo, dell'alluvione, che era un giorno di festa. Sì. E quando è iniziato? Ma io ricordo solo che essendo festa ero ancora a letto e intorno alle 9
venne a chiamarmi mia madre dicendomi che praticamente c'era l'acqua per la strada e che probabilmente avevano buttato fuori le fogne, diciamo. Non c'era la percezione che era. No, no. Io so che mi affacciai alla finestra e vidi che da via Fiesolana veniva giù l'acqua a torrente con una forza inaudita. E ricordo che dissi a mia madre: mamma, questo non è certo la fogna, questo è l'arno che ha dato di fuori. E mia madre, incredula, dice: non è possibile, ti assicuro, è l'arno che ha dato di fuori, perché un'ondata così d'acqua non è possibile che sia generata da una fogna. Quindi lì in centro c'è stata un'ondata violenta e non forte, diciamo, di corrente e tutto. Sì, sì, sarebbe stato anche perché attraversarla. No, assolutamente. Si vedeva già le macchine smuoversi sotto la forza della corrente. E improvvisa. Improvvisa, sì. E poi via Fiesolana in quel punto ha una forte discesa, quindi l'acqua accelerava ancora di più. E quindi è cominciato ad andare questa corrente forte, per quanto tempo è durata? È durata, diciamo, fino verso l'ora di pranzo, quando praticamente si è livellata, però continuava a salire. È salita fino alle 2, alle 3 di notte. Io mi ricordo che abbiamo evacuato le persone, insomma, si è dato mano alle persone che erano al terreno, al primo piano, a salire nei piani più alti e a ospitarle. E praticamente abbiamo passato buona parte della notte con altri coinquilini, con le torce elettriche, a guardare l'acqua che saliva. E si è fermata verso le 2 o 3 della notte, 1,20 m, 1,30 m sopra il pavimento del primo piano. Quindi superiore a 4 metri l'acqua? Siamo andati intorno ai 6,5 m. Ah, ecco. E quindi l'acqua, voi siete rimasti con tutte le persone del pian terreno, il primo piano, diciamo. Sì, sono rimaste. E l'acqua fino a che è rimasta? L'acqua è cominciata a ritirarsi intorno all'alba del giorno dopo, e fino a che, diciamo, è scesa completamente intorno alle 11, mezzogiorno del giorno successivo. E a quel punto siamo potuti uscire e abbiamo dovuto constatare che ci mancava metà portone e l'acqua se l'era portato via a 300 metri di distanza. Il portone grosso? Il portone grosso, completamente riportato via, perché l'aveva sollevato dai cardini. E per la strada c'era mota, tantissima mota alta, e qua e là ancora delle pozzanghere. E ricordo che io mi misi dei sacchetti di plastica alle scarpe e mi avviai per via di mezzo fino in cima a Borgo Pinti. Poi, girando per Borgo Pinti, ho fatto tutta Borgo Pinti a piedi, e via via che andavo avanti il livello dell'acqua, diciamo, sui muri si vedeva ancora la traccia, praticamente diminuiva, fino ad arrivare a Piazzale Donatello e praticamente non c'era più niente. Ho continuato a camminare, sono arrivato alle cure e ci siamo messi in coda con tanta altra gente in un negozio di scarpe per cercare di comprare degli stivali, e così potrei comprare degli stivali per me e per mio padre. E poi sono tornato a casa. E quindi lì siete anche rimasti senza luce, acqua? Sì, gas. Sì, quelli sono stati i primi a saltare, praticamente è andata via l'acqua, la luce, il gas e il telefono. Quindi eravamo completamente. E la radio, avevamo una radio a transistor, però le notizie sembrava non fosse successo niente, non davano nessuna notizia. E i primi aiuti da quando sono arrivati? I primi aiuti sono arrivati dopo 2 giorni, sono cominciati ad arrivare i camion militari e in piazza Sant'Ambrogio davano il pane, l'acqua, queste cose qui di prima necessità. Poi io avevo praticamente un amico che aveva avuto la casa completamente abbandonata perché stava al terreno vicino all'angolo di piazza Sant'Ambrogio, e loro avevano un negozio al mercato di Sant'Ambrogio, quindi tutto completamente alluvionato, e andammo a dare mano a loro per cercare di tirar fuori dall'acqua quello che era possibile,
e loro avevano delle scatolette di roba alimentare che non erano più vendibili perché ovviamente è andato via le etichette e tutto, però essendo sigillate potevano essere ancora adoperate. 15-20 giorni a mangiare scatolette senza l'etichetta, praticamente così. Sì. E macchina e quant'altro? Io la macchina in quel momento l'avevo in una carrozzeria in fondo al viale Donato Giannotti, quindi raggiungerla era impensabile perché non si poteva passare, parecchie vie erano bloccate dalle case pericolanti, dal fango, dalla montagna di masserizie, quindi potete andare laggiù solo dopo una quindicina di giorni a vedere cosa era successo. Mi ricordo che partì il primo pomeriggio e sono tornato la sera tardi a buio. Mi ci è voluto 6-7 ore per arrivare fino a Viale Giannotti e tornare indietro. E questo comunque dopo due ore? Dopo un paio di settimane. Ecco. Sì. E quindi niente, quindi diciamo le prime azioni svolte dopo l'alluvione è stata quella di cercare di trovare dei viveri, di cercare di, perché appunto non c'era stato nessun tipo di avviso, di niente. No, poi noi avevamo vicino la standa di Piazza Salvemini che era stata saccheggiata comunque, quindi anche lì non si trovava più nulla perché avevano sfondato tutto, la gente aveva saccheggiato tutto. Niente, ricordo che durante la giornata dell'alluvione, quando nel pomeriggio l'acqua si era in un certo senso più placata, si sentiva solo un grande silenzio, ogni tanto si sentiva urlare qualcuno e ogni tanto degli scoppi in lontananza, probabilmente qualche bombola era esplosa, ma c'era una calma innaturale praticamente. E quindi non sarebbe stato possibile in nessun modo né uscire di casa per... No, assolutamente. Avrei dovuto rimanere in casa con tutte le persone che erano di sotto. Certo, anche perché a parte non sapere o non nuotare, era impensabile immergersi in quell'acqua perché non era un'acqua pulita, era un'acqua piena di fango, di nafta e di chissà quante altre cose. Quindi era un'acqua chimica quasi. E ci sono state anche danni, immagino, di macchine. Sì, danni, macchine tutte accatastate, praticamente le macchine se ne è salvata una. E in più poi abbiamo saputo dopo che c'è stato anche diversi morti. Poi immagino i soccorsi non riuscivano neanche a passare. No, i soccorsi non riuscivano a passare. L'unica cosa ricordo che di fronte a noi stava una famiglia che praticamente forse aveva qualche conoscenza, non lo so. Comunque erano venuti degli uomini a prenderli col barcone nel pomeriggio e li avevano portati via questa donna con una bambina, però sotto gli insulti di tutti quelli che avevano visto l'operazione salvataggio. Capito, quindi anche qui è venuto fuori una serie di concetti e in questo caso, per questa intervista qui con Giovanni, la violenza dell'acqua è proprio stata molto più forte e quindi impensabile sia di attraversare un fiume a quel punto in piena, sia di in qualche modo reagire se stare in casa, ospitare le persone dei piani inferiori e aspettare che le acque diciamo si ritirassero. Ringraziamo Giovanni per questa testimonianza e vi salutiamo. Ciao. Allora, eccoci qui con un'altra testimonianza dell'alluvione del 66. Oggi Gianna è anche una volontaria della nostra associazione VAV e ci racconterà la sua esperienza in quei tragici giorni. Allora, dove abitavi? Io abitavo
abitavo in via Giovanni Lancia. Via Giovanni Lancia. E a che piano? Quindi uno, due, tre. Terzo piano? Terzo piano. E niente, i giorni precedenti all'alluvione cosa, cioè, cosa era successo? C'era il tempo com'era? Ma mi sembra di ricordare che erano 4-5 giorni che pioveva a dirotto con tanta acqua tutto interrottamente, sia giorno che notte, e francamente si era un po' preoccupati per l'Arno che, insomma, che tenesse, si sperava almeno che tenesse, e c'era persone nelle vicinanze che andavano a vedere il livello dell'Arno, e quando tornavano si raccontavano che il livello dell'Arno era sempre più alto, però passato anche altri anni e era, insomma, alto il livello, che poi non ci si pensava. Poi il giorno dell'alluvione era festa, sicché andando a lavorare si era tutti in casa. Ah, permetto che mio padre aveva un negozio in via Verdi, di profumeria, nella parte bassa di Firenze, diciamo. E eravamo tutti a casa e non mi ricordo quindi nessuno ci aveva allertato in nessun modo, no. Né giorni prima né giorni dopo, solo nulla. E il momento dell'esondazione dell'Arno che ore erano? Ma dunque l'acqua a mia lancia è cominciata ad arrivare dall'inizio ho cominciato ad arrivare l'acqua, arrivava piano piano, e siccome affacciandoci alla finestra mio babbo dice l'Arno deve essere andato di fuori, dice, perché dice sta arrivando l'acqua da cima da via Lanza, dice vuole levare la macchina perché ce l'ho giù parcheggiata, dice se no va lì bene la mi si bagna. Sì, si vedeva a lontananza l'acqua che inondava la strada, però non più di tanto, insomma, un po' a pari marciapiedi, diciamo. Mi andavo via e non tornava, però l'acqua avanzava e andava sopra marciapiedi. E dico, ma poi la gente, nel mio palazzo ci stava, nel sottosuolo ci stavano persone, e allora l'abbiamo tentato se venisse su, non state giù. Sicché hanno preso poche cose e sono andate a terreno. Però l'acqua la seguitava a entrare a livello strada, poi ad entrare nel portone. E poi anche se le finestre dei sottosuoli erano chiuse, però molto probabilmente è filtrata da qualche altra parte, insomma, è cominciata a invadere anche sottosuoli. Ora non sto a dire tante cose, no, mio padre non tornava, francamente si era preoccupati. Poi a un certo punto è tornato con l'acqua alle cosce. Con grande difficoltà. E poi ci ha raccontato che aveva messo la macchina in Piazza Alberti, in un angolo, e Piazza Alberti è molto più alta di Via Lancia. Se l'acqua è proprio livella, uno non se ne rende neanche conto, però è molto più alta di Via Lancia. E poi si era tutti per le scale a guardare quest'acqua che saliva. Il terreno è cominciato a entrare negli appartamenti di terreno, due appartamenti, anche loro sono saliti su. E hanno preso poche cose, hanno chiuso la porta e sono venuti a piani di sopra. E abbiamo ospitato tutte le persone dei piani di sotto. Erano quattro famiglie.
e un po' per uno ce le siamo distribuiti. Anche mia madre ha ospitato la signora del sottosuolo. Ecco, e poi quando è salita l'acqua continuava a salire. È continuato a salire fino a sera. Fino a sera è allambito, diciamo proprio allambito il pianerottolo del primo piano. Però per fortuna i primi piani avevano la soglia, penso ce l'hanno tuttora, alta. E allora l'acqua non gli entrava a casa, se no gli entrava a casa anche il primo piano. Negozio di Averti, dunque 6 metri e 30 d'acqua. E completamente sommerso. Completamente sommerso. Poi, siccome era un negozio che aveva era un banco fatto a U, e la sera prima di chiudere si puliva a terra. C'erano delle seggiole e le seggiole si mettevano a cavallo sopra al banco. Quando l'acqua è andata via e siamo andati al negozio a vedere quello che era successo, c'era tutto all'aria, tutto, però i banchi più o meno erano come dovevano essere, solo che mancava la seggiola. E non si riusciva a capire dove era finita questa seggiola, perché i bandoni non erano a maglie, ma di quelli chiusi, di quelli ermetici. E poi per caso alzavo gli occhi e ho detto: guarda dov'è la seggiola, era conficcata nel soffitto, perché non si sapeva fino allora che il soffitto del negozio aveva un intercapedine e la forza dell'acqua aveva tirato sui banchi e aveva conficcato la seggiola che era rimasta lì ferma nel soffitto. Tanto che poi il resto tutto macello. E c'è stata un'informazione della popolazione, qualcosa dopo? Qualcuno è venuto a dire qualcosa? O... No, non è venuto a dire nulla a nessuno. Nei giorni dopo, insomma, mio padre aveva cominciato a ripulire, a levare la mota, è venuto i militari, quelli sì, a distribuire pane per chi li voleva, perché aveva necessità, e francamente negli occhi non dicevano niente, ma dicevano tanta comprensione, tanto cercavano con poche parole di darci un po' di forza, ecco, per andare avanti. E perché mancava tutto, luce, gas? Sì, poi al buio, con le candele, e per tutta bere, roba. L'acqua da bere? E l'acqua da bere l'hanno... Tra virgolette fortuna a Firenze è stata questa, che la ferrovia ha fatto diga e l'acqua che veniva, diciamo, dall'Arno è stata bloccata dal terrapieno della ferrovia. Solo San Salvi l'acqua la gli è arrivata ma dalle fogne. È venuta su dalle fogne e ha legato San Salvi, perché se no, se non gli veniva dalle fogne, San Salvi era salvo anche quello. E dall'altra parte gli negozi erano aperti, era tutto come se non fosse successo niente. Infatti quando si andava di là, dall'altra parte, si arrivava tutti mufosi, ci guardavano con due occhi fuori dall'orbita, dicevano: questi da dove arrivano? E noi gli si dicevano: mica in centro a vedere che c'è. Se non ci credete, no? Però... Perché la radio, la televisione, diceva no, niente. Non c'era radio, non c'era elettricità, come ti faceva ascoltare la radio. No, da nessuna parte, nemmeno la radio. Ma noi, diciamo, casa mia, un transistor, radio a batteria non ci sapevano, sicché non sapeva. L'unico telefono non c'era, cellulari a quei tempi non esistevano, e solo noi si è saputo un po' più notizie perché mio padre aveva un'amica che stava a Bologna e a Bologna le notizie le arrivavano, le dicevano, hanno detto che ci sono stati morti, ce l'hanno raccontato loro,
insomma, che a Firenze c'era stato dei morti, delle persone insomma, che non ce l'avevano fatta, delle macchine bloccate sotto i... sotto sottopassaggio della stazione del sottopassaggio della fortezza, lì sono rimasti bloccati e non sono stati, purtroppo sono morti, ma ce l'hanno raccontato i bolognesi, ecco, per capirsi. E mortalmente si era messo in moto mentre per scappare o per levarsi il giorno? Può darsi, ora questo io praticamente non me, se lo sapevo ora non me lo ricordo, è passato un po' troppo anni per queste cose. Certo è che se io spero non ricapiti più finché campo, però sono cose da evitare, da andare, cercare di essere più informati possibile, anche tutte le monete che oggi magari c'è più possibilità, e poi soprattutto non andare negli scantinati, non andare in posti bassi, quello no. Anche spostare la macchina, per dire che non hai possibilità perché non c'è strada libera, devi fare un sottopasso, ecco, è meglio di no, meglio evitare, meglio perdere una macchina e la vita, almeno io la penso così. Certo. Bene, tanti saluti. Allora niente, si conclude così la testimonianza di Gianna, e alcuni aspetti sono venuti fuori, che appunto come è successo spostare la macchina durante un'alluvione o mettersi in moto durante un'alluvione o rimanere a dei piani bassi potrebbe essere in alcuni casi anche fatale. Ecco. Noi ringraziamo Gianna e la salutiamo. Ciao! Out.